Carissimi genitori, carissimi ragazzi, benvenuti in questo secondo venerdì di Quaresima. Come state? Spero tutti quanti bene. Ecco, vedete che abbiamo recuperato il crocifisso di San Damiano, al quale abbiamo introdotto venerdì scorso, dando proprio qualche accenno iniziale, il crocifisso che parlò a San Francesco d'Assisi, nella chiesetta di San Damiano d'Assisi, tanti anni fa. Ecco, qui non è proprio originale, ma è una bellissima copia che riproduce benissimo il crocifisso originario. Allora, in questo venerdì vogliamo proprio addentrarci bene, a vedere alcune delle scene. Ogni venerdì gireremo attorno al crocifisso, con le belle scene che sono raffigurate, e allora ci predisponiamo a vivere questo momento di preghiera, ci colleghiamo al Signore, sappiamo il numero per collegarsi a Dio ed è il segno di croce. Allora, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, cari ragazzi, cari genitori, il primo disegno che andiamo ad analizzare, a guardare attentamente, è posto ai piedi del Signore Gesù, proprio ai piedi della croce. Possiamo vedere poi dopo nello zoom, proprio ai suoi piedi. Ecco, la scena sulla quale vogliamo partire è la discesa agli inferi. Ecco, nonostante sia un po' rovinata, anche l'originale è così rovinato, ecco, possiamo ancora intravedere cosa rappresenta, ed è una delle scene più importanti della vita di Gesù. Rappresenta la discesa di Gesù agli inferi, dopo la sua morte, prima della risurrezione. E lo ricordiamo questo viaggio ogni volta che recitiamo il credo apostolico. Diciamo per bene che Gesù rimase negli inferi per 3 giorni per risanare e riportare in luce quei nostri antenati. Partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Ecco, cari ragazzi, con questo viaggio il Signore Gesù va a liberare dalla morte i progenitori, i patriarchi e l'umanità tutta. Ecco, tutta quell'umanità che era prima di lui e che verrà anche dopo di lui. Ecco, cari ragazzi, però dai piedi della croce, ora andiamo dalla parte opposta, risaliamo alla cima della croce, dove c'è sulla sommità questa piccola lunetta, bellissimo, che ha ideato questo crocifisso. Ecco, questa piccola lunetta che riporta la mano del Padre. Guardate che bello, questa mano in posizione benedicente accoglie Gesù, il Figlio che dal Padre è venuto e al Padre ritorna, e dona lo Spirito Santo affinché il mistero pasquale possa compiersi in noi. Ecco il Padre che è sempre raffigurato nella sommità, e in questo caso vuol far sentire la sua presenza con una mano benedicente e che vuole dare la sua benedizione proprio dall'alto. Ecco, se scendiamo poco sotto la lunetta, ecco, però troviamo un'altra raffigurazione, proprio nella parte superiore ancora della croce di San Damiano. Ecco, appena sotto e accolta dalla mano del Padre c'è Gesù, innalzato alla gloria di Dio dopo la risurrezione, a questo punto, dopo i 3 giorni della discesa agli inferi. Si trova infatti in un cerchio analogo alla lunetta che abbiamo visto prima. Ecco, vedete bene il cerchio che contiene il Signore, è circondato dalle schiere celesti, da cui riceve una gioiosa adorazione. Sono le schiere degli angeli, sono tanti personaggi con l'aureola, ecco, quindi lo attendono, oppure comunque nella gloria del Padre, e sono tutti santi che circondano il Signore, e alla quale anche noi nel nostro cammino di fede siamo chiamati ad arrivare lì, ad arrivare in mezzo, a riconoscerci in uno di questi volti, ecco, in fianco al Signore Gesù. Se scendiamo ancora un poco, possiamo trovare il Titulus Crucis,
come ci viene raccontato nel Vangelo di Giovanni, che è poco sotto la lunetta che contiene Gesù. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Ecco, osserviamo allora, ragazzi e genitori, questa celebre iscrizione che viene riportata da tutti i Vangeli e, come abbiamo ascoltato, riportava la colpa di Gesù, la causa della sua condanna. Iesus Nazarenus Rex Judeorum. La scritta che fu fatta collocare sopra il capo del Cristo da Ponzio Pilato fu molto contestata dai capi del popolo, perché è una scritta che rivela la regalità dell'uomo crocifisso. JHS sono le prime tre lettere del nome di Gesù. La piccola parentesi sopra indica che è una abbreviazione. Vedete la parentesi sopra dell'H? Nazare è il Nazareno, Rex è il re e Juderom è degli ebrei. Ed è questa iscrizione che vuole proprio riportare la regalità, ecco, di Gesù, a quale Ponzio Pilato non sapeva neanche lui bene cosa stava scrivendo, ma ha scritto, ecco, quello che Gesù realmente era. Ecco, abbiamo ancora un'ultima parte, ragazzi, di questa seconda tappa, che è un po' la cornice di questa nostra bellissimo crocifisso. Perché se noi dovessimo guardare proprio tutto il perimetro della croce, se dovessimo andarla a vedere, ecco, un perimetro guarda tutte le parti. Ecco, il nostro autore non si è accontentato di mettere delle belle scene, ma ha voluto anche contornarlo bene. Ed è particolare, perché possiamo subito notare che la parte superiore è formata da conchiglie, sono delle conchiglie, questa parte superiore della cornice, e la loro durata sono simbolo dello splendore e dell'eternità del cielo, un po' l'indicazione di queste conchiglie. Invece i rigori che sono sotto è il simbolo un po' della vita, il simbolo della vita, dell'eternità, e accompagna una buona parte in questo simbolo del nostro crocifisso. E quindi tutto il perimetro è contornato con queste bellissime conchiglie e il valore dell'infinità della vita. Ecco, nella parte con lo sfondo rosso e nero, invece, della cornice, che è sempre contornata, osserviamo invece dei fregi, che sono i cirri, dei viti in qualche modo. Ci indicano che per vivere in modo autentico la propria vita cristiana e portare frutto occorre restare aggrappati al mistero pasquale. E proprio questo è il messaggio con cui vogliamo terminare questa nostra seconda Via Crucis, questo nostro momento di preghiera, questo nostro secondo venerdì di Quaresima, in questo periodo così difficile e anomalo. È ancora il Vangelo di Giovanni a ricordarcelo, e ascoltiamo bene. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, cari genitori, cari ragazzi, allora restiamo nel Signore, affidiamoci a Lui con la nostra preghiera, che pur sei a distanza ci fa comunità unita, ognuno nei suoi case, sarete
sul vostro divano, sarete sulle sedie della cucina, non so dove vivete questa Via Crucis, sarete in una camera da letto, in una cameretta, ecco, non il luogo in cui siete, ecco, ci sentiamo però uniti, ci sentiamo uniti al Signore con la preghiera. La preghiera allora sarà come l'altra volta, la preghiera proprio di San Francesco, alto e glorioso Dio, che ora vediamo in sovrappressione e la possiamo recitare tutti quanti insieme dalle vostre case, insieme. Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscimento, Signore, che faccia il tuo santo e verace comandamento. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E vi benedica e custodisca voi e le vostre famiglie, Dio che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Un salutone a tutti e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao.